dal mare, su attraverso l'Anatolia fino a Trebisonda. Il cammino dei soldati greci guidati da Senofonte fino alla salvezza. Anabasis, la salita dalla costa al cuore della città. Anche gli industriali di Bologna oggi hanno di fronte mete da raggiungere. Il sistema produttivo bolognese è gravemente minacciato su due fronti. Gli effetti della crisi economica e istituzionale del paese, che radicalizzano le debolezze del sistema locale, e il nodo non risolto del rapporto pubblico-privato, che priva la città di leve essenziali per lo sviluppo. Lo scenario economico e produttivo e lo scenario industriale sono oggi in rapido e costante sviluppo. È per questo che l'Associazione Industriale della Provincia di Bologna ha ritenuto opportuno dar vita al progetto Anabasis, un progetto tendente alla ricerca di un nuovo modo di sviluppo industriale che coinvolga tutte le forze produttive ed amministrative della città, imprenditori, artigiani, commercianti, professionisti, amministratori locali, alla ricerca di strategie e modi di sviluppo che vedano tutta la città impegnata in un nuovo percorso che le garantisca competitività in un contesto internazionale. La sempre maggiore pressione fiscale, l'elevato costo del denaro, la mancanza di chiarezza e programmazione nelle politiche economiche del paese riducono drammaticamente anche nell'area bolognese la propensione all'investimento nel settore produttivo. Gli industriali bolognesi, costretti oggi a decisioni tattiche e non strategiche di lungo periodo, sono e vogliono restare imprenditori con un preciso ruolo propulsivo dell'economia, ma necessitano di supporti adeguati da parte del sistema. A livello nazionale, una politica di defiscalizzazione rivolta allo sviluppo e non all'assistenzialismo, ad esempio la detassazione degli utili reinvestiti. A livello locale, un più facile accesso al mercato finanziario, idealmente una borsa regionale, potrebbe agevolare lo sforzo di crescita e la competitività dell'impresa. L'imprenditoria bolognese è pronta per affrontare le sfide del prossimo mercato anche in considerazione dei grandi cambiamenti che noi prevediamo nei prossimi tempi. Investire nell'incertezza vuol proprio dire prevedere che fra poco tempo queste incertezze non ci saranno più e diventano certezze. Quelle certezze che a noi servono oggi sono essenzialmente di tre tipi. Il primo tipo è le regole del gioco dove la politica venga divisa dalla gestione. Il secondo tipo è avere degli strumenti finanziari moderni come hanno tutti gli altri paesi, i nostri concorrenti europei, tipo Merchant Bank con l'ingresso di Venture Capital, per poter inserire del denaro fresco nelle nostre imprese che favorirebbero anche il problema diffuso in Emilia del cambio generazionale dell'imprenditoria familiare. A queste condizioni sicuramente noi sapremo dare una risposta. Già da oggi però non possiamo perdere l'occasione di quello che potrà succedere nei prossimi mesi e prevedere già da adesso questo tipo di comportamento. Mai come in questo momento storico, il patrimonio tangibile e intangibile di risorse dell'impresa deve essere valorizzato, arricchito e potenziato in un'ottica di accesa competitività e di tensione verso la qualità totale. Si parla molto oggi di cultura d'impresa, io preferisco parlare di fare impresa o meglio ancora che cos'è l'impresa. E certamente l'impresa ha bisogno, proprio per espandere il suo concetto di entità produttiva, di entità che crea sviluppo, di uno stretto rapporto con l'università. Ora noi siamo qui appunto vicino all'Università di Bologna con la quale industriali bolognesi hanno avuto molti rapporti in passato e hanno cercato di creare corsie preferenziali. Non sempre queste corsie sono state percorse e molto spesso è stato anche un limite proprio degli industriali, della piccola e media impresa, la quale ha difficoltà a aprirsi a terzi per questione di riservatezza, per questione di non voler mostrare la propria competitività ai concorrenti e argomenti di questa specie. Però è un limite perché questo
indubbiamente, crea dei problemi nello sviluppo della ricerca, che è poi il punto fondamentale dell'accordo, del raccordo fra impresa e università. E ricordo che senza ricerca poi non si sta o non si va in Europa, e prima o poi le aziende che non ricercano sono destinate o a passare di mano o a un declino inevitabile. Ecco, credo che qui appunto sul problema della ricerca si possa fare molto, che anche le parti sociali debbano rendersene conto, nel senso che devono cercare di agevolare il più possibile il reinvestimento in ricerca, appunto questo interscambio fra impresa e, diciamo, centro del sapere qual è l'Università di Bologna. Nell'area delle relazioni industriali è indispensabile uno sforzo comune teso al miglioramento delle risorse umane per far fronte a quelle che saranno le nuove sfide nazionali e internazionali. Nel rapporto con le parti sociali, gli industriali sono disponibili ad un confronto serio, approfondito, anche diversificato a seconda dei settori. Beh, uno sforzo che deve essere scevro da quelle conflittualità passate che oggi non hanno più senso e da quelle liturgie comportamentali che debbono essere assolutamente evitate. Crediamo che l'obiettivo di questo rapporto sia uno solo, quello del progresso e del miglioramento di tutta la comunità. Innovazione è un termine molto complesso, di cui si è parlato molto, ma che cambia rapidamente mano a mano se ne parla. Innovazione di processo, innovazione di prodotto. Forse troppa innovazione di processo, troppo poca di prodotto. Innovazione porta come conseguenza la formazione. Innovazione oggi non è più solo fare prodotti nuovi, prodotti che abbiano caratteristiche qualitative e funzionali nuove rispetto al passato. Significa approcciare mercati, mentalità, gestioni aziendali, organizzazioni aziendali con una formazione e una qualificazione diversa. Dovremmo pensare, credo, molto di più a facilitare e a rendere più rapidi e più semplici i contatti tra il mondo del lavoro, l'impresa e l'università. Forse strutture come il polo tecnologico dovrebbero dedicarsi con più modestia, ma forse con più possibilità di risultato, a fare proprio da bacino di compensazione tra queste varie esigenze. Nel difficile processo di globalizzazione dei mercati occorrono sistemi flessibili ed efficaci di penetrazione nelle aree strategiche, ma finora gli sforzi di internazionalizzazione sono stati compiuti in proprio dalle imprese. In attesa che lo Stato riformi ICE, SACE e SIMEST, che le nostre ambasciate diventino centri propulsori degli affari, la comunità bolognese non può permettersi di perdere il treno per i grandi mercati dell'Europa, dell'America, dell'Asia. Una delle cose che possiamo suggerire e che ci potrebbe far subito è un osservatorio tecnologico che dia un monitoraggio preciso e immediato su determinati mercati nei quali si ritiene che l'interscambio dia dei ritorni importanti e che dia agli operatori un'idea chiara di quelli che sono i trend dell'economia, del mercato e del largo consumo. A livello regionale e locale riteniamo importante ridefinire un po' la politica di aggregazione di settori merceologici complementari e vicini per poter presentarci all'estero con un sistema impresa compatto, organizzato, efficiente, con un prodotto e una metodologia flessibile di approccio ai mercati esteri. Da ultimo non dimentichiamo le merchant banking che non sono praticamente presenti nella regione o perlomeno nel territorio bolognese, che le riteniamo estremamente importanti per uno sviluppo dell'internazionalizzazione.
Un vero processo di efficace internazionalizzazione non può prescindere da un supporto pubblico orientato al business e non schiavo della burocrazia. Parallelamente, a livello locale, non è più rinviabile un recupero di efficienza da parte del sistema amministrativo. In attesa che si definisca il ruolo di un'autorità metropolitana che possa dare un senso di coordinamento a questa città, risolvere il tema delle privatizzazioni, gli industriali di Bologna sono del tutto disponibili ad esercitare una funzione propulsiva e strategica in questa direzione, e per la collaudata esperienza che hanno e per il nuovo ruolo che intendono darsi. Nuovo ruolo che deve essere sia nuovo per la pubblica amministrazione che per l'approccio con l'imprenditoria privata. Non vogliamo che le privatizzazioni in questa città siano soltanto un momento contingente dovuto a esigenze di finanziamenti, di carenze di finanziamenti o di altri tipi di carenze del ruolo. Devono essere un modo nuovo di reinterpretare e reinventare il rapporto, con grande buona fede da parte di tutti, ma soprattutto con grande professionalità da parte di tutti. Il pubblico ha una funzione inalienabile, quella della scelta politica e la scelta del sociale. Sul piano della gestionalità è il privato che deve assecondare queste scelte e deve poterle fare in modo che il pubblico le gestisca nella maniera migliore possibile. Una proposta, un coordinatore, un tavolo in cui esista un coordinatore di fiducia delle parti, di fiducia soprattutto dell'amministrazione, e tanti esperti e tanti responsabili per poter portare queste privatizzazioni a un'effettiva concretizzazione delle medesime. La prima fase del progetto Anabasis si è conclusa ed ora puntiamo al confronto e alla discussione con le altre forze economiche, politiche e sociali della nostra città. In questa fase è emersa la determinante importanza di garantire il ricambio e la conservazione della risorsa imprenditore come elemento fondamentale per lo sviluppo delle imprese. In questo sviluppo dovranno entrare nuove forme di managerialità, nuove forme di ricerca e di innovazione di processo e di prodotto, nuove forme di finanziamenti, nuovi modi di aggredire i mercati, nuovi mercati, nuovi modi di gestire la risorsa umana, tutta una serie di idee e proposte che dovranno vedere l'imprenditore sempre più coinvolto in una gestione più moderna e più efficiente delle proprie aziende, adeguata allo sviluppo dei tempi. Ma questo nostro progetto non potrà avere successo se non sarà accompagnato da un analogo sforzo delle altre componenti della nostra città, quelle economiche, quelle politiche e quelle sociali, in una marcia comune che punti al successo di tutto il sistema città. Anabasis, dunque, verso un nuovo sviluppo che gli industriali ritengono fattibile e nel quale sono disposti a investire le energie, le risorse e l'ottimismo tipici dell'imprenditorialità. Ottimismo, idee che si fanno concretezza, proprio come il progetto Anabasis, in cui l'acronimo si riveste di significato, reinventando la sfida e lanciando la loro proposta.